Fine agosto del 44, gli alleati sono alle nostre porte dopo un duro attacco su tutta la linea gotica. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 agosto è l'apocalisse qui a Fano. Tremendi boati, incendi, bombe a non finire e mitragliamenti sulle residue difese tedesche che comunque non si danno per vinte. Il fronte alleato è attestato subito al di là del fiume Metauro e al mattino della domenica, in pieno sole, le prime avanguardie dell'ottava armata polacca guardano il fiume e da Porta Maggiore entrano in città tra ali di folla festante. Fano è liberata, stavolta la guerra è finita davvero. Ma prima di arrivare al fatidico 27 agosto il cammino fu duro. Fano ha rischiato di essere rasa al suolo dalle truppe tedesche comandate dal luogotenente Fischer, lo stesso poi che ordinò l'abbattimento dei campanili di Fano. Ma a sbarrargli la strada fu l'allora vescovo di Fano, che prese le redini della città per 45 giorni fino all'arrivo del Comitato di Liberazione. Vorrei ricordare su questo, diciamo, l'importanza che l'allora vescovo di Fano, signor Vincenzo il Signore, ha dato a questa causa, perché lui veramente ha salvato la città di Fano, è il vero salvatore. E, essendo gli americani al fiume Metauro, diciamo, il federale era fuggito, perché questi quando arrivano poi no, c'è la repressione. Chiaramente i partigiani erano in montagna perché in città c'erano i tedeschi, quindi, e nessuno, diciamo, aveva più in mano la città. Allora il comandante Fischer ha fatto un comunicato che io documento benissimo nel libro La storia di Fano liberata, in cui diceva: se nessuno prende in mano la città, io metto Fano a ferro e fuoco. Allora Vincenzo il Signore, che da parte di mamma discendeva da Carlo Alberto, perché la mamma era una de Carignano, dice: prendo in mano io la città. Il 21 luglio 1944 lui assunse la direzione della città fino al 5 settembre 1944. Il discorso dei bombardamenti dei campanili è da sfatare, perché i campanili furono minati dai tedeschi in dispetto al vescovo di Fano, che aveva, diciamo, si era messo in mezzo, diciamo, a questa lotta politica, e loro per dispetto cosa ha fatto? Hanno minato i campanili, perché la caduta dei campanili sarebbe avvenuta sopra le chiese, quindi avrebbero distrutto le chiese, quindi il vescovo avrebbe pagato questa sua, diciamo, presa di posizione con la distruzione delle chiese, perché il vescovo, diciamo, proprio qui da dove siamo, dal seminario regionale, dominava la città, era terreno del Vaticano, i tedeschi non potevano entrare, e questo ha creato, diciamo, un forte malumore contro il vescovo, quindi l'avrebbe pagato con la distruzione delle chiese. E un particolare voglio ricordare: che i tre tedeschi che la notte fra il 22 e il 23 agosto del 44 hanno minato il campanile di San Patagnano sono morti lì sotto, perché San Patagnano diceva che lui avrebbe sempre protetto Fano.